creato quelli che sono i cinque pilastri, e i cinque pilastri fondamentali, urgenti, imprescindibili, che il Ministero dell'Istruzione deve ascoltare e deve approvare, e per i quali esigiamo delle risposte concrete subito. La scuola è iniziata da appena un mese e già tutte quelle che sono le carenze strutturali, sistemiche, che da anni si perpetrano, si sono svelate. Tantissimi problemi di edilizia, scuole che crollano addosso agli studenti, tantissimi problemi relativi al benessere psicologico, studenti che arrivano a suicidarsi. Non possiamo più accettare che studenti vengano repressi, vengano manganellati nelle piazze e vengano feriti dalla polizia. Vogliamo il diritto allo sciopero, vogliamo il diritto all'istruzione gratuita, vogliamo il diritto al benessere psicologico, vogliamo tutto. E il 18 novembre saremo nelle piazze di tutto il paese per ribadirlo assieme alle realtà del sociale. Noi la scuola l'abbiamo ricostruita, ora dovete ascoltarci. Non possiamo più pretendere di essere invisibilizzati e invisibilizzati come è successo da anni a questa parte. Vogliamo decidere noi e il 18 novembre lo ribadiremo, e oggi siamo qua per dirlo ancora una volta. Ora decidiamo noi. Per l'istruzione in Italia si spende l'1,5 del PIL, mentre per le armi, come sapete bene, si spende il 2% del PIL. E di rappresentanza, di democratizzazione, sviluppare lo spirito critico. I ragazzi, quando hanno fatto l'occupazione negli anni, hanno sempre questi spazi devono essere liberi e inviolabili. La grande costituzionalista Carla Carlassare diceva: qui si chiama sempre, cioè si chiede sempre un programma per la sinistra.